Le occasioni di vivere a contatto con l'ambiente naturale sono sempre più rare. I ragazzi e gli adulti di oggi vivono immersi in un mondo frenetico, tecnologico e virtuale. Per questo, alla fine degli anni Ottanta, ad opera di un gruppo di volontari del WWF, sono nate le oasi urbane. Le oasi urbane sono piccoli biotopi creati dal nulla e aree degradate, rinaturalizzate, da destinare allo studio, alla ricerca e alla fruizione della cittadinanza. Realizzato nel 1994, lo stagno didattico dei Giardini Margherita si trova all'interno di un'area recintata al margine est del parco. L'idea di ricreare uno stagno nel cuore della città più grande dell'Emilia-Romagna prende spunto dalla radicale trasformazione di gran parte del paesaggio della pianura padana, causato dalle vaste bonifiche del territorio che hanno portato alla scomparsa di innumerevoli stagni ed acquitrini e all'impoverimento della flora e della fauna. L'intento era quello di ricostruire un habitat in cui numerose specie autoctone, legate agli ambienti umidi della pianura, potessero diffondersi e riprodursi. Oggi, lo stagno didattico dei Giardini Margherita si presenta come un ecosistema ormai stabilizzato, molto ricco di vita animale e vegetale. Allora, è una pianta o un animale innanzitutto? Animali sono. Animali. Piante e animali. È una pianta un po' speciale, sapete perché? Perché è una pianta carnivora. E non mangia i bambini questa pianta. Che sensazione provate? Viscida. Le acque scure brulicanti di vita celano parzialmente il loro ricchissimo contenuto biologico. Qui i bambini apprendono il valore dell'attesa per cogliere la fugace apparizione dei piccoli animali che vi abitano. Anche durante gli inverni più rigidi, grazie all'attività dei volontari, l'area dello stagno didattico è frequentata da numerosi passeriformi, osservabili da una piccola postazione, mentre si nutrono. Nel quartiere Savena, al confine con San Lazzaro, si trova l'oasi a libera evoluzione del Parco dei Cedri. L'area perimetrata è un vero e proprio bosco in città, un'area in continuo dinamismo, dove le piante nascono, crescono, muoiono e rinascono senza l'intervento dell'uomo. Tra il 2000 e il 2001, su proposta del WWF a fianco all'oasi, venne realizzato il Prato delle Farfalle. Nel prato vennero collocate piante erbacee attraenti per i lepidotteri.
avere un pezzetto di natura vicino alle proprie case, alle scuole dove crescono i nostri bambini, credo che sia importante, non sia un ritorno al passato, ma sia un ritorno alla natura nelle cui braccia noi siamo cresciuti nel corso dell'evoluzione di tutta la storia dell'uomo. L'oasi fluviale del Molino Grande, sita all'interno del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi della Badessa, è la prima oasi realizzata dalla sezione WWF di San Lazzaro. L'oasi tutela un tratto di bosco ripariale del torrente Idice ed è di particolare interesse per presenze arboree monumentali. Nel 1985, durante una passeggiata lungo il fiume Idice, un gruppo di volontari WWF si accorsero che in questa area erano presenti numerose baracche e un degrado incredibile, orti abusivi, depositi di rifiuti di ogni tipo, dalle lavatrici alle vasche da bagno, alle automobili, tutto questo era presente lungo la riva del fiume. A questo punto decisero di vedere come poteva essere rimosso il degrado e come si poteva restituire il fiume ai cittadini. Attraverso contatti con la sovrintendenza, con il demanio, con il comune, vennero messe in atto tutte quelle strategie per poter prendere in affitto l'area, che venne concessa ad un prezzo per allora molto basso. Finalmente, nel 1989 iniziano i lavori che vedono all'opera decine e decine di volontari che, insieme ai ragazzi del Servizio Civile Internazionale, ripuliscono le sponde del fiume e realizzano il primo percorso per portatori di handicap. Come vedete siamo in un posto bellissimo del comune di San Lazzaro, il Parco del Bel Poggio. È un parco che da quest'anno abbiamo deciso di fare una sperimentazione con il WWF, e cioè di darlo in gestione diretta. Questa cosa nasce un po' da lontano, nasce dalle esperienze che assieme abbiamo già fatto con la gestione del Molino Grande, l'iniziativa di un albero per ogni neonato. C'è una serietà, un'attenzione, un amore per la natura dimostrata da questa associazione localmente, ma non solo localmente, che ci ha indotto a sviluppare questa sperimentazione. Sono stati piantati più di 500 alberi e adesso questo parco il WWF ha intenzione di trasformarlo da parco pubblico a parco pubblico naturale, una grande oasi proprio in una posizione di interscambio tra l'urbanizzato e la naturalità. Gestire un parco è abbastanza semplice, basta tagliare l'erba e seguire un pochettino le piante. Gestire un'area naturale diventa una cosa più impegnativa. Ci vuole una variabile che spesso non si trova nei giardinieri, ci vuole un grande amore per la natura. Bisogna sapere vivere queste aree naturali come se fossero parte di noi stessi. Le oasi urbane e il lavoro dei volontari, di cui esse sono espressione concreta, dimostrano come, a due passi da casa, si possono fare molte cose per difendere la biodiversità e la nostra stessa integrità. Cose concrete per cambiare il nostro stile di vita, che tende sempre di più ad isolarci dalla natura.